Dopo aver scattato istantanee per oltre 20 anni con l'osservatorio per raggi X Chandra della NASA, gli scienziati hanno appreso nuovi importanti dettagli su un'eruzione della stella Eta Carinae, eruzione osservata sulla Terra a metà del XIX secolo. I dati Chandra dal 1999 al 2020 sono stati combinati assieme a quelli dell'Osservatorio Europeo XMM Newton in un nuovo filmato di Eta Carinae, che mostra come l'eruzione stellare avvenuta circa 180 anni fa continui a espandersi nello spazio. Eta Carinae è un sistema che contiene due stelle massicce, di cui una possiede una massa circa 90 volte superiore a quella del Sole, mentre l'altra è di circa 30 masse solari. A metà del XIX secolo, Eta Carinae è progressivamente diventata una delle stelle più luminose del cielo. Durante questo evento, che gli astronomi chiamano la Grande Eruzione, Eta Carinae ha espulso una massa da 10 a 45 volte quella del Sole. Questo materiale si è trasformato in una densa coppia di nubi sferiche di gas, oggi note come nebulosa Homunculus, ai lati opposti delle due stelle. Nel XX secolo gli astronomi hanno sviluppato nuovi strumenti per studiare Eta Carinae. Circa 50 anni fa, grazie al satellite Einstein, si scoprì un anello luminoso di raggi X attorno alla nebulosa Homunculus, nebulosa poi osservata più da vicino con Chandra. Il nuovo filmato delle osservazioni Chandra effettuate nell'arco di due decenni rivela importanti indizi sulla volubile storia di Eta Carinae, per esempio evidenziando un debole guscio di raggi X al di fuori dell'anello luminoso, associato all'onda d'urto della grande eruzione. Poiché il guscio esterno di raggi X appena scoperto ha una forma e un orientamento simili a quelli della nebulosa Homunculus, il team di ricerca pensa che entrambe le strutture abbiano un'origine comune. L'idea prevalente tra gli scienziati è che le nubi di gas e polveri siano state espulse da Eta Carinae ben prima della grande eruzione, in un periodo compreso tra il 1200 e il 1800. In seguito, l'onda d'urto della grande eruzione ha attraversato lo spazio e si è scontrata con gli ammassi di materiale, riscaldandoli a milioni di gradi e dando origine all'anello luminoso nei raggi X. L'onda d'urto ha ora oltrepassato l'anello. Un'analisi dettagliata mostra che la grande eruzione è stata probabilmente composta da due esplosioni. Dapprima c'è stata una rapida espulsione di gas a bassa densità che ha prodotto l'onda d'urto a raggi X. A questa è seguita un'espulsione più lenta di gas denso che alla fine ha formato la nebulosa Homunculus. Sebbene Chandra abbia già rivelato molto su Eta Carinae, le indagini su questa scoppiettante coppia stellare continuano.